affacciata sull'antica Val di Noto, è il luogo delle tradizioni, dell'arte e dell'archeologia. Benvenuti a Calascibetta, città della Sicilia rupestre. Calascibetta è una piccola cittadina all'interno, nel cuore della Sicilia, e strategicamente ci troviamo, diciamo, equidistanti da ogni punto della Sicilia proprio per via della posizione geografica. Siamo a quasi 2 chilometri dall'ingresso dell'autostrada, quindi facilissimi da raggiungere sia da Catania che da Palermo. Ci troviamo ai confini del Val di Noto. I tre valli stabiliti dagli arabi vengono individuati dalla montagna del Monte Altesina. Esattamente siamo sulla parte terminale, dicevo, del Val di Noto. Dopo la montagna, alle spalle della montagna, c'è Val Demone, mentre da questo lato abbiamo Val di Mazara, i tre valli famosi voluti dagli arabi per una suddivisione amministrativa della Sicilia che è durata, diciamo, dall'851 più o meno fino al 1818, valevole per tutta la Sicilia. Le origini del comune vanno rintracciate nel rapporto antico con la vicina città di Enna. Calascibetta ha origini antichissime, fu edificata grazie al conte Ruggero I d'Altavilla, quindi intorno all'anno 1000, e per via di una diatriba che è costante negli anni con la vicina Enna. E parliamo di una città che comunque, appunto, strategicamente si trova a dirimpetto rispetto ad Enna, e quindi il conte Ruggero la utilizzò come sede per espugnare la città. E da lì poi la costituzione e l'edificazione della cittadina. Pur essendo lontana dal mare, quindi nel cuore della Sicilia, presenta un vastissimo patrimonio storico, culturale e soprattutto paesaggistico, perché comunque nel momento in cui la scopri ti innamori, proprio per via di questi scorci delle viuzze che all'interno proprio del cuore del centro storico poi è possibile ritrovare. Poi sicuramente custodisce tantissime opere dal punto di vista pittorico, artistico, degne di nota. Siti rupestri si fanno testimoni delle frequentazioni di questo territorio da parte di antiche popolazioni. Ci incamminiamo in luoghi magici, posti poco fuori l'abitato. Davanti a noi si aprono gli stretti viottoli sterrati tra la rigogliosa vegetazione. Siamo nell'antico villaggio bizantino. A Calascibetta e dintorni è possibile organizzare delle escursioni archeonaturalistiche. Noi, associazione Hesnal Geiran, ci occupiamo di questo da ormai 7 anni. All'interno dell'associazione sono presenti delle guide ai GAE. Raccontiamo questo territorio da un punto di vista, appunto, naturalistico, interessante per la natura che ci circonda, le tante peculiarità, e da un punto di vista archeologico. È un'area molto ricca di storia, di siti rupestri soprattutto. L'associazione Hisnali Iran gestisce il villaggio bizantino di Vallone Canalotto da ormai 7 anni. Ci occupiamo della valorizzazione e tutela di questo luogo. Siamo dell'idea che non possa esserci valorizzazione senza tutela. Le nostre giornate sono spesso dedicate alla cura di questo luogo da un punto di vista della manutenzione e della pulizia del luogo. Particolarmente interessante è l'antichissima chiesa rupestre del villaggio. Un ambiente a 2 navate accoglieva i fedeli del tempo e accoglie i viaggiatori di oggi al piano inferiore. Piccoli scalini scavati nella pietra portano al piano superiore con il colombarium, ambiente dotato di nicchie per la deposizione di urne cinerarie. Di età romana, questo luogo sembra aver subito trasformazioni durante l'età bizantina e in un periodo ancora successivo, quando venne utilizzato come deposito delle derrate alimentari dei popoli che abitavano nel villaggio. Poco distante si trova l'altro antico luogo di Calascibetta. Il viaggio nella storia continua nella necropoli di Re Almese. A differenza del villaggio bizantino, la necropoli alle mie spalle ha ancora l'aspetto di una necropoli protostorica dell'età del ferro, mentre nel sito rupestre di Vallone Canalotto molte tombe sono state riutilizzate, riadattate per diversi scopi nelle epoche successive.
L'aspetto di questa necropoli rimane ancora più o meno quello originario, poche sono le tombe riutilizzate in epoca successiva. La necropoli di Realmese è di tipo pantalicano, significa che il riferimento principale è la necropoli di Pantalica e il tipo di tomba è a grotticella, in molti casi dalla forma a forno. In età preistorica e protostorica si tendeva a far somigliare quanto più possibile il sepolcro all'utero materno. I defunti venivano deposti in posizione fetale, anche con l'aiuto di legacci alle braccia e alle gambe. I reperti rinvenuti in questa necropoli, campagne di scavo condotte tra il 1949 e il 1951 dall'archeologo ligure Luigi Bernabo Brea, sono oggi conservati presso il Museo Paolo Orsi di Siracusa e il Museo di Palazzo Varisano a Enna. Ci spostiamo in città. Ampie vedute si aprono sulla vallata, cornice del patrimonio d'arte. Per scoprirne i segreti, indispensabile affidarsi alle esperte guide volontarie della locale associazione Pro Loco. L'associazione Pro Loco di Calascibetta intanto conta circa 150 volontari quest'anno, che vedete rappresentati da noi del Servizio Civile Universale. E l'associazione è fortemente impegnata nella valorizzazione e nella promozione del patrimonio storico, artistico, culturale e archeologico. E i turisti possono benissimo trovarci all'interno della nostra sede, perché possediamo un info point dove diamo informazioni a livello turistico del nostro territorio. Visitiamo lo storico quartiere ebraico, nato durante il XIV secolo, fuori dalle mura della città medievale e lontano dai cristiani. La via Faranna ne è oggi il vicolo più caratteristico. Nei pressi della sinagoga vi è la fontana utilizzata in passato per le rituali abluzioni prima di entrare nel luogo sacro. Facciamo tappa alla torre normanna, risalente all'XI secolo. Riscendiamo a valle nella piazza Umberto I, bellissimo biglietto da visita della città siciliana. Calascibetta è sede della preziosa Regia Cappella Palatina. Pietro II d'Aragona, il re di Sicilia nel 1340, costruì la Cappella Palatina, la chiesa madre, la più grande della città, e l'ha voluta proprio sontuosa perché due anni dopo addirittura la elevò a Regia Cappella Palatina, la seconda cappella palatina della Sicilia, è di stile gotico catalano-aragonese con parecchie influenze siciliane. E le colonne inizialmente monolitiche, a seguito del terremoto del 1693, crollarono e quindi furono ripristinate anche a rocchi in una parte. La chiesa si presenta a tre navate, mantiene diverse opere d'arte, e in particolare le opere che non sono presenti in chiesa si trovano nel Museo Diocesano di Caltanissetta. Fra gli eventi della tradizione, retaggio della cultura popolare araba, particolarissimo è il palio dei Berberi, il cui percorso originario partiva dalle pendici della necropoli di Realmese. L'evento si tiene ogni anno in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Buon Riposo. Oggi apriamo la 49esima sagra della salsiccia, diciamo che è una manifestazione legata ai festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Buon Riposo. È organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Pro Loco, che diciamo è il braccio destro ma anche tra virgolette il braccio sinistro, perché dal punto di vista fattivo e collaborativo diciamo che rappresenta il valore aggiunto. È legata ai festeggiamenti di Maria Santissima in Buon Riposo, quindi un piccolo santuario che si trova a qualche chilometro dal centro storico, ed è organizzata proprio su tre giornate e rivive quelle che sono le tradizioni legate ai giochi campestri, quindi la rottura delle pignatte, l'albero della cuccagna, la corsa nei sacchi e dulcis in fundo il palio dei Berberi, quindi un palio centenario che prevede la corsa a pelo, quindi rigorosamente a pelo su cavalcature berbere. Vedremo la distribuzione di all'incirca 180 kg di salsiccia e 2000 panini. La salsiccia ovviamente è quella del suino nero nostro,
è, diciamo, rappresenta il fiore all'occhiello di tutta l'organizzazione dei festeggiamenti legati appunto a Maria Santissima di Buon Riposo. Quindi sostanzialmente folklore e tradizione da un lato si mischiano e si uniscono perfettamente con l'aspetto prettamente religioso, che invece si consacra solamente per il lunedì, che conclude poi la festa. Io non posso che innanzitutto augurarvi un buon divertimento per questa sera, invitandovi a visitare la nostra città, perché offre tantissime occasioni sia dal punto di vista turistico, culturale, ma anche ricreativo, e perché rappresenta un po' uno scrigno all'interno del quale trovare tanti tesori che altrove non trovereste sicuramente. Calascibetta rappresenta la meta ideale per coloro che vogliono godere di riposo e tranquillità, apprezzare opere d'arte, fare escursioni e passeggiate a piedi nella natura e nella storia, assaporando il gusto della tradizione siciliana.